Presidente, 2-0, ma una partita forse un po' calda, definiamola, purtroppo forse condizionata da alcuni episodi. Sì, una partita calda relativamente, direi. Siamo molto arrabbiati, sono molto arrabbiato perché una partita intanto equilibrata. In campo si sono viste due squadre compatte che avevano voglia di giocarsi la partita. Ovvio che ci annullano un gol regolarissimo, l'1-0 regolarissimo, per fuorigioco inesistente, abbiamo anche le riprese video, non è quello il problema. Certo che ne esci con un po' di rammarico. Ecco, insomma, purtroppo non si può fare niente, però il valore della Torinese è questo, è alto e insomma ci consoliamo con questo. Sicuramente i ragazzi potranno fare bene. Sì, per noi deve essere un punto di partenza. Ho notato già nelle scorse settimane un po' di reticenza da parte di alcuni arbitri nei nostri confronti, nei confronti del nostro calcio, perché poi alla fine la mia squadra gioca un bel calcio anche. Però quello che dirò dopo a tutti, al mister, alla squadra, allo staff, alla Torinese in generale, è che questo deve essere un punto di partenza. Purtroppo dobbiamo stare in campo per fare sempre meglio. Ecco, gli obiettivi restano sempre quelli, salvezza il prima possibile, però chissà che magari non arrivi qualcosa in più. Sì, ma assolutamente, salvezza il prima possibile a prescindere. Certo che perdere poi in casa 2-0, risultato abbastanza bugiardo, quando potevi essere in vantaggio 1-0 in modo regolare, nonostante tutto non riesci a portare a casa neanche un punto, lì un po' di rammarico rimane. Però. Esatto, prima sconfitta stagionale della Torinese, però mercoledì ci sarà un'altra partita e testa mercoledì. Assolutamente sì, finalmente è arrivata, da più parti chiedevano e cercavano questa sconfitta, finalmente è arrivata, ci siamo tolti il pensiero, adesso proseguiamo nel percorso della nostra salvezza in modo spedito. Grazie Presidente. Prego.